Mi sa che rimbomba tantissimo. Siamo in streaming. No, non rimbomba troppo. Ok, buonasera. Grazie per avermi invitato a tenere questo corso, che poi non vorrei chiamarlo corso perché potrebbe essere una bella chiacchierata. Prego. Sì, in effetti è una bella chiacchierata, è un percorso di accompagnamento, confronto su una tematica che abbiamo scelto insieme ad altri ragazzi, che è quella del green business. In realtà c'è anche un sottotitolo a questo percorso Laboratorio dal Basso che alimenta l'impresa, perché parleremo di due cose sostanzialmente, di impresa giovanile, in particolare di impresa verde, perché riteniamo che possa essere una delle possibilità per uscire dall'economia tradizionale quasi fallimentare, e alimenta perché parleremo di alimentazione a 360 gradi. In particolare siamo tre realtà, Apuliacundi, che è un'associazione di ricerca e divulgazione scientifica, che ha vinto Principi Attivi e che ha messo su, attraverso questo finanziamento, un progetto pilota di allevamento di una microalga che si chiama spirulina. Un'altra associazione, che si chiama Polixena, sempre vincitrice di Principi Attivi in una edizione precedente, che ha messo su la Casa delle Farfalle e che oggi, propone come alimento del futuro, dopo che Apuliacundi propone come alimento del futuro la spirulina, propone come alimento del futuro, gli insetti. Poi c'è Ortinnova, è un'altra realtà nata sempre da Principi Attivi, che propone come alimento del futuro i microortaggi. Ci accompagna in questo percorso di formazione, ripeto, confronto, un'altra realtà che si chiama Ostreas, sempre anche lei vincitrice di Principi Attivi. Cosa significa? Che noi tutti ci siamo messi insieme perché condividiamo dei bisogni formativi, delle esigenze. Per cui dopo un anno di sperimentazione nel nostro territorio con i nostri, diciamo, progetti molto simili e molto diversi, vorremmo capire, vorremmo, insomma, capire se è possibile e come è possibile fare impresa. Ovviamente vorremmo fare impresa in un certo modo, non nel modo classico. Il nostro modello sarebbe il modello del green business, però, come dicevo anche nel primo incontro, non vogliamo dare delle cose per certe, ma vogliamo fare delle proposte. Quindi la proposta dei microortaggi come alimento del futuro, la proposta della spirulina, la proposta degli insetti sono appunto delle proposte sulle quali ci vogliamo confrontare, non solo con i relatori, docenti, che invitiamo qui nel nostro percorso, ma è un confronto aperto che vogliamo tenere anche, insomma, con voi tutti qui presenti e magari anche con chi ci sta seguendo. Quello che vogliamo creare è proprio una community di interessi, di persone che portano delle esperienze e delle competenze diverse, perché crediamo anche nella logica della rete, e insomma, l'augurio che ci facciamo e per il quale stiamo lavorando è quello di mettere insieme dei principi, in questo caso si gioca con la parola principi attivi, delle esperienze, come dicevo prima, e soprattutto degli ideali, dei modelli che vogliamo costruire insieme per dare una nuova opportunità, non soltanto, diciamo, a noi giovani, ma al territorio tutto. Pertanto do il benvenuto da parte di tutti noi a Luca Langellotti, che viene dall'Università di Napoli, e oggi affronteremo una best practice, l'abbiamo chiamata noi, è il primo, diciamo, approfondimento scientifico nell'ambito di queste proposte che noi facciamo. La prima proposta è gli alimenti del futuro, le microalghe in generale, con un focus particolare sulla spirulina, visto che Luca Langellotti è esperto di coltivazione di spirulina. Grazie. Grazie A te non sento. a te. Allora, mi chiamo Luca Langellotti, e sono un biologo, dottore di ricerca in acquacoltura,
E sono ricercatore alla Federico II di Napoli, lavoro alla sezione acquacoltura del Centro per l'innovazione e lo sviluppo nell'industria agroalimentare, del quale è confluito un vecchio centro interdipartimentale che era il centro di ricerca di acquacoltura. Poi con la riforma Gelmini, diciamo, è stato tutto un po' ridotto all'università, abbiamo accorpato un po' di situazioni. Comunque continuiamo a fare quello che facevamo prima. Noi ci interessiamo soprattutto nel nostro istituto, soprattutto di acquacoltura a 360 gradi. Dove è nato in noi l'interesse per le microalghe? Le microalghe probabilmente il loro primo utilizzo è stata l'acquacoltura. È stata l'acquacoltura. Perché rappresentano l'anello fondamentale sia nell'allevamento dei pesci, sia nell'allevamento dei molluschi, sia nell'allevamento dei crostacei. Quando vogliamo portare avanti una vannotteria di queste specie, abbiamo necessità di fare le alghe. Quindi noi più o meno da 12 anni coltiviamo microalghe. Siamo partiti con le microalghe marine. Poi l'interesse si è spostato più sulle microalghe che sull'acquacoltura, in controtendenza con tutto il resto del mondo. E noi che già facevamo le microalghe abbiamo inseguito il filone e oramai praticamente quasi tutto l'istituto fa solo microalghe e il resto delle attività di acquacoltura sono rimaste un po' borderline, anche per una questione di fondi, di finanziamenti destinati alle specifiche attività. Oggi volevo partire con una panoramica generale sulla biologia e sui sistemi di produzione delle microalghe, anche perché non conosco il livello di partenza di tutti quanti, ci sono dei biologi presenti che mi perdoneranno. Però mi pare giusto, diciamo, un attimo, capire di che cosa stiamo parlando. Noi tutti sappiamo che ormai le microalghe sono in diversi settori di produzione, ma quello che è importante è che sono i produttori primari della catena trofica, sia nelle acque marine sia nelle acque dolci. Sono praticamente, alla base di tutta la piramide alimentare. Le microalghe possono generalmente dividersi in queste quattro classi, quindi alghe verdi, caratterizzate dal pigmento, dalla clorofilla, le alghe rosse, che hanno, come pigmento caratteristico, la ficoeritrina, questo pigmento rosso, le diatomee, che hanno uno scheletro calcareo e sono caratterizzate per avere carotenoidi e xantofille, e le alghe brune, anch'esse caratterizzate dall'avere carotenoidi e xantofille. Un capitolo a parte è rappresentato invece dai cianobatteri, perché queste alghe che vi ho menzionato sopra sono alghe eucariotiche. Quando parliamo della spirulina, invece, parliamo di un organismo procariotico, sostanzialmente di un batterio. Quindi un'alga classica, un'alga eucariotica è un'alga che ha una struttura cellulare che è grosso modo simile alla nostra. Non siamo tanto lontani filogeneticamente dalle alghe verdi, quindi la classica compartimentalizzazione del citoplasma in organelli, il materiale ereditario, il DNA racchiuso all'interno di un nucleo. Invece nei cianobatteri abbiamo il materiale, il DNA disperso, e nei cianobatteri la cosa interessante, c'è una prima organizzazione però delle membrane fotosintetiche. Molte microalghe sono dotate di moto proprio. Hanno dei flagelli che sono delle strutture tubulari che si muovono grazie a questi dimeri di dineina. Possiamo averne di diverse forme,
esiste tutta una classificazione sulle alghe anche basata sulla modalità di locomozione e di la parete cellulare. La parete cellulare è uno, qua c'è scritto tipping point, è uno dei punti problematici delle alghe. Per fortuna i cianobatteri hanno una parete cellulare che è molto simile ai gram negativi, quindi una parete cellulare sostanzialmente delicata, morbida, e questo aiuta anche molto la digeribilità del prodotto. La maggior parte delle alghe invece ha una parete molto composta da polisaccaridi complessi che sono di difficile digeribilità. Ad esempio la clorella, che in ordine di importanza è la seconda alga più venduta per la nutraceutica, ha bisogno di uno speciale trattamento dopo la raccolta. Non si può semplicemente raccoglierla, essiccarla e infilarla all'interno di una capsula, perché sarebbe praticamente indigeribile. Capitolo a parte poi le diatomee, che addirittura poi all'esterno della membrana hanno questa parete silicea a forma di scatola. Quindi quando parliamo di cianobatteri, ok, siamo grosso modo in questo punto. Questo è l'albero della filogenesi, noi più o meno siamo in questo punto. Quindi abbiamo alghe verdi, alghe rosse, alghe brune, che derivano da tutto un solo filone, e poi abbiamo i cianobatteri che appartengono Che fanno di importante le alghe nel mondo? Producono almeno la metà dell'ossigeno di cui disponiamo. Chiaramente il grosso di questa produzione primaria è la produzione primaria che avviene nel mare, anche se c'è comunque un sostanziale contributo anche delle alghe nelle acque dolci. E contemporaneamente fanno un uptake, fanno un prelievo di uno dei principali gas serra, che è l'anidride carbonica. La cosa che più salta all'occhio è la biodiversità. Al momento ci sono delle diatribe assurde. Qualcuno dice che esistono circa 200.000 specie, altri dicono 800.000, qualcuno addirittura dice 2 milioni. Ho sentito in una conferenza anche dire 20 milioni. Quello che si sa di per certo è che le descritte sono 50.000, non si sa neanche di preciso, però 50.000 alghe sono quelle descritte che troviamo sui libri. Poi a fronte di queste 50.000 c'è una biodiversità assurda. Possono vivere sia in maniera singola, sia in colonie. Questa è la classica Schenedesmus, un'alga molto interessante, che fa questi pacchetti. Si divide e fa pacchetti da 4, pacchetti da 8, oppure la Bodyrococcus brownii. Questa è un'alga che è andata alla ribalta un bel po' di anni fa sulla questione del biodiesel, perché qualcuno riusciva a fargli fare il 70-80% di olio. Peccato che poi si riproducesse pochissimo, perché per fargli fare tutto questo olio, cioè l'alga ormai era stanca, non ce la faceva più a riprodursi. Anche i cianobatteri, in realtà quello che noi vediamo come un filamento, questo filamento non è altro che un trenino di piccole cellule, che possiamo vedere qui. Queste piccole cellule che formano un tricoma. Questa è la classica forma del batterio filamentoso. La spirulina, nel caso specifico, non è eterocistica, significa che ha sempre lo stesso tipo di cellula all'interno del tricoma. Come fa a dividersi? Come fa a dividersi? Ha delle speciali cellule, si chiamano necridi. Ad elevato ingrandimento, qua mi dispiace che non si vedono,
ad elevato ingrandimento, vediamo come se una cellula fosse vuota all'interno. Questa cellula indebolisce la struttura e si spezza, letteralmente. Questo ha delle conseguenze anche su, sulla coltivazione, poi magari ne discutiamo dopo. Molte cellule, molte alghe hanno un ciclo di vita che poi è in realtà molto complesso. Di alcune diatomee non si sa ancora bene tutte le forme che le alghe assumono durante la loro vita. Questo è il classico ciclo cellulare dell'Hematococcus pluvialis, anch'essa un'alga molto interessante, caratterizzata da una fase verde di tipo vegetativo e una fase rossa in cui l'alga si incista per dei fenomeni di essiccazione delle acque in cui vive, e che poi in condizioni favorevoli può tornare ad essere una cellula vegetativa verde che poi fa la mitosi all'interno, liberando poi delle piccolissime cellule flagellate. Questo ha delle dirette conseguenze anche durante la coltivazione, perché se non si è in grado di maneggiare il ciclo cellulare della cellula, cioè la prima cosa che bisogna fare per coltivare le cellule è conoscere il ciclo cellulare alla perfezione, altrimenti quando si guarda al microscopio non si capisce, c'ho delle contaminazioni? Cosa c'ho qua? Perché questa è diversa da questa, quest'altra è diversa da quest'altra? Ci sono delle alghe con cui si impazzisce, con le diatomee si impazzisce, perché immaginiamo la diatomea è come uno scatolo di scarpe, ok? Coperchio sopra, coperchio sotto. Quando si divide, il coperchio di sotto farà un altro coperchio, l'altro coperchio farà un altro coperchio. La risultante di queste cose è che man mano si ha la riduzione di taglia, che è una cosa critica, perché la cellula può andare incontro alla riduzione di taglia fino a un certo punto, poi non c'è più possibilità di andare avanti con questo tipo di riproduzione, e quindi devi fare la riproduzione sessuata. Devi fare la riproduzione sessuata che gli permette poi di fare la restituzione di taglia e ritornare di nuovo alla sua grandezza originale. Questa è la Pheodactylum, un'altra alga anch'essa alla ribalta. Ok, queste sono delle foto che mostrano la riduzione di taglia nel ciclo vegetativo, la riproduzione sessuale, e quindi si formano queste osfere e si ha di nuovo la restituzione di taglia. Questo sia la biodiversità delle alghe, sia la loro capacità di avere un piccolissimo ciclo di vita, sia il fatto che possono avere anche la riproduzione sessuale, spinge molti a dire probabilmente noi possiamo migliorare le alghe con dei metodi classici di selezione delle mutazioni, così come abbiamo fatto in migliaia di anni con le piante, no? Con le piante noi sostanzialmente, per arrivare a quella pannocchia grande che adesso conosciamo di mais, siamo partiti da una spiga che era insignificante. Non è che ci abbiamo fatto sull'ingegneria genetica per avere quella pannocchia così, però ci abbiamo messo un bel po' di anni per selezionare quel tipo di pannocchia. Però il mais c'ha il suo ciclo di vita, bisogna aspettare i mesi per avere il seme, quindi la cosa va da sé. Con le alghe io ho un ciclo di vita breve, posso sfruttare questa cosa per selezionarmi dei ceppi sempre più produttivi per la mia molecola di interesse, la mia caratteristica nutrizionale di interesse, l'alto contenuto di lipidi polinsaturi, l'alto contenuto di proteine. Non è semplicissimo, però nonostante questo, nonostante questa potenzialità, cioè che possiamo ritrovare sia nella biodiversità delle alghe, sia nel fatto di poter velocemente migliorare il patrimonio genetico a nostro vantaggio,
molti stanno andando verso l'ingegneria genetica anche nelle alghe. Non so se avete saputo, circa un paio di anni fa, ExxonMobil, che penso sia l'azienda che abbia speso di più per il biofuel dalle microalghe, ha fatto un accordo ultramilionario con Craig Venter, che per chi non lo sapesse è quello lì che ha sequenziato il genoma umano, un mostro sacro dell'ingegneria genetica, e gli ha dato sostanzialmente mano libera. Gli ha detto: fai tu, ingegnerizzami quest'alga. Questo ha dei risvolti sul piano ambientale abbastanza complicati, anche perché un conto è che parliamo di fare la transgenesi di un topo, che noi possiamo confinare in modo abbastanza tranquillo, e un conto è fare la transgenesi di un'alga, dove se noi forniamo involontariamente un plus competitivo a queste microalghe, e queste microalghe dovessero in qualche modo scappare dall'ambiente, non si riuscirebbe proprio più a fermarne l'avanzata. La fotosintesi è un forse il processo biochimico più interessante della Terra. Forse senza la fotosintesi non staremmo neanche qui a parlare. Sostanzialmente l'alga, con l'energia della luce, riesce a incamerare le molecole di anidride carbonica in molecole di glucosio. Quindi, detto molto schematicamente, il pigmento chiave di questa fotosintesi è la clorofilla, che ha le sue lunghezze d'onda per la cattura della luce. Durante la fotosintesi non faccio altro che fornire abbiamo poi chiaramente una fase di luce e una fase di buio. Queste fasi in realtà avvengono contemporaneamente, sono fasi che avvengono contemporaneamente. Nella fase di luce vengono prodotte molecole energetiche come la diazonosin trifosfato o la nicotinamide ridotta, e invece nella fase oscura l'anidride carbonica viene catturata all'interno del ciclo di Kelvin in molecole di glucosio, utilizzando l'energia chiaramente fornita dall'ATP. Le alghe funzionano tutte solo a fotosintesi? No, non funzionano tutte solo a fotosintesi, perché ci sono moltissime microalghe che, se noi gli forniamo una fonte di carbonio organico, glucosio, ma potrebbe essere anche acido citrico, una fonte di carbonio semplice, e le teniamo al buio, queste alghe cresceranno tranquillamente approfittando di questa fonte di carbonio. Questa è la crescita eterotrofica. Addirittura ci sono delle alghe che riescono a fare questi due processi anche contemporaneamente. Quindi questo accade per esempio in molte clorelle. In molte clorelle riesce a farlo anche la stessa spirulina. Cioè, se noi alla cultura di spirulina sostanzialmente forniamo dello zucchero, la cosa ha poi dei risvolti anche negativi sulla coltivazione, perché diventa pericoloso. Però la cellula è contentissima, perché riusciamo poi a sfruttare anche la notte, che normalmente è una fase in cui l'alga respirerebbe solo. Invece in quel caso, se io gli ho dato del glucosio, la cellula lo tira su e riesce a fare biomassa anche durante la fase oscura. Questa è un'alga che coltiviamo al nostro istituto, che è molto interessante, si chiama Galdieria sulfuraria, cresce nelle immediate vicinanze delle hot spring, delle fumarole, delle... noi nello specifico abbiamo un posto vicino a Napoli che si chiama la solfatara di Pozzuoli, dove ne abbiamo isolato alcuni ceppi. Ha le caratteristiche di crescere ad altissima temperatura, ad un'acidità bassissima,
dove possono resistere veramente pochi esseri viventi. E queste caratteristiche sono caratteristiche importanti perché vedremo che le alghe che noi andiamo a sfruttare oggi commercialmente generalmente sono alghe estremofile, sono tutte alghe estremofile. Quindi noi quando troviamo delle nuove alghe estremofile conviene tenerle da parte, perché sono delle alghe che noi facilmente, la spirulina è il classico estremofilo alcalino, no? Quindi noi sfruttiamo questa sua caratteristica per crescerla quasi in monocoltura, che può tirare avanti così. Gli altri nutrienti, chiaramente noi per l'alga non abbiamo bisogno solo del carbonio. Ma l'alga deve fare la sintesi proteica, quindi gli servirà l'azoto, dovrà fare amminoacidi fosforati e quindi sostanzialmente azoto e fosforo, subito dopo il carbonio, sono le due componenti che in natura sono le componenti che limitano la crescita delle alghe. Quando noi vediamo che le acque sono eutrofiche, sono acque dove abbiamo portato delle concentrazioni di azoto e di fosforo, da lì che il bloom di alghe diventa incontrollato perché non c'è questa limitazione. Questa è una curva tipica della crescita delle alghe. Questo rappresenta un punto di inizio, no? Un punto di inoculo. Abbiamo una lag phase in cui le alghe stentano a partire nella crescita perché devono adattarsi un attimo al nuovo mezzo. Poi abbiamo una fase esponenziale di crescita, una fase stazionaria in cui fisicamente quella concentrazione a cui si arriva è la concentrazione massima a cui si arriva, e poi abbiamo una fase di morte. Fase di morte che può avvenire per una serie di ragioni. O perché tutti i nutrienti all'interno del nostro mezzo sono esauriti, o addirittura in molti casi perché ci sono dei fenomeni per cui queste alghe buttano fuori delle sostanze ad alta concentrazione, quando sono molto concentrate, che sono tossiche per loro stesse. Richieste, chiaramente, data la biodiversità delle alghe, le richieste sono molto varie in termini di luce, di temperatura, cioè le condizioni ambientali a cui dobbiamo crescere l'alga. Noi prendiamo come riferimento dove noi abbiamo isolato quell'alga e poi diciamo, ci muoviamo intorno a questo range per capire se possiamo raggiungere un optimum o meno, sempre variando un fattore alla volta, sennò poi diventa impossibile capirci. Questo è un classico metodo di come arriviamo alla vasca, no? Alla vasca partiamo dalle piccole colture, andiamo per volumi crescenti, fino ad arrivare al nostro volume di coltivazione. Molti impianti hanno in outsourcing questa fase. Non è solo, diciamo, l'impianto di Apulia Quindi che è in outsourcing in questa fase, molti impianti hanno in outsourcing in questa fase. Anzi, vi dico di più, noi stessi in realtà abbiamo queste fasi qua che deleghiamo ad un altro istituto, sempre della Federico II, che è localizzato all'Orto Botanico, si chiama ACUF. Ed è praticamente la nostra libreria. È la nostra libreria di alghe. Al momento abbiamo circa 600 provettine. Siccome è proprio tutto un altro lavoro lavorare su queste cose qua, noi preferiamo che lo facciano qui. Sono dei fisiologi vegetali. Tra l'altro, proprio da poco hanno rimodernato il sito e adesso somiglia molto a un sito come può essere quello della SAG o della Jutex, con un servizio in cui si possono comprare i ceppi, scambiarle tra i diversi organismi di ricerca. Le temperature possiamo avere, questa è un'alga che ci è stata data molti anni fa dal professore Andreoli, la Coliella antartica, è un'alga che praticamente vive sul ghiaccio in Antartide. È molto interessante perché
soprattutto per i paesi freddi, anche loro vorrebbero approfittare di crescere le alghe. Chiaramente gli diventa difficile fare la spirulina, devono fornire tanto calore, quindi guardano con molto interesse a quelle che sono le alghe psicrofile. La maggior parte delle alghe sono mesofile, viaggiano diciamo, in questo range 20-45 gradi, e poi ci sono le termofile, come la gardiera, lì c'è scritto 70 gradi, ne abbiamo provato anche 72, 73, 74. Non gli succede nulla. Anche sul pH abbiamo le alghe, le acidofile, le neutrofile e le alcalofile. L'alcalofila abbiamo visto bene che è la spirulina. Qui purtroppo c'è un video che non parte. Le contaminazioni all'interno delle nostre alghe dipendono molto dalla selettività con cui noi abbiamo scelto l'alga. Se noi abbiamo scelto un'estremofila alcalina, come per esempio la spirulina, e riusciamo a mantenere il nostro mezzo di coltura sempre in un range buono per la nostra microalga, però inusuale e non consono, per esempio, per i rotiferi, che sono la classica contaminazione da microalghe, sono il flagello delle microalghe, sono i rotiferi, che sostanzialmente sono degli animali a forma di sacco, con un apparato boccale che sembra un frullatore. Camminano mangiando, riempiono il loro sacco e non fanno altro tutta la giornata, tirando giù la coltura, e la maggior parte dei crash che noi verifichiamo sono sempre dovuti a contaminazione di rotiferi. Raramente verifichiamo crash delle colture dovute a contaminazioni batteriche, invece, o di amebe. Per esempio per Pheodactylum invece abbiamo visto che l'ameba è molto più importante come contaminazione. Il rotifero, non so perché, non gli piace la Pheodactylum. Un'altra contaminazione importante invece sono le cosiddette unwanted algae, cioè le alghe che io non voglio crescere. Cioè, se io sto facendo la spirulina, cioè, guardo dentro, ho la colorella. Vi dico che il 100% degli impianti di spirulina c'ha la colorella dentro, in tutto il mondo questo. Ci sono vari metodi che utilizzano grosso modo tutti quanti per tenere sta contaminazione, che poi sostanzialmente poi non è nulla di grave, perché prima di tutto la spirulina viene filtrata con dei filtri a maglie grosse dove le colorelle passano proprio dritte, e poi soprattutto perché mangiarsi la colorella non c'è proprio niente che non vada, quindi se anche finisce nel prodotto. Però siccome compete per gli stessi nutrienti, e io per questi nutrienti devo spendere dei soldi per fare la coltura, e preferisco questi nutrienti invece che se li piglia la mia specie bersaglio e non una specie che non voglio. Quindi ci sono vari metodi per cercare, soprattutto nei piccoli volumi, di lavorare quanto più possibile in sterilità. Poi da determinati volumi in su si usa la filtrazione, si usa filtrare l'acqua come diciamo routine, si usa filtrare l'acqua diciamo tra i 0,45 e 1 micron. Molti impianti usano 1 micron, soprattutto chi ha grosse vasche usano 1 micron, perché i filtri poi da 0,45 risultano ostruttivi. Dicevo, sui metodi di sterilizzazione c'è per esempio la sterilizzazione chimica, che può essere fatta con ipoclorito piuttosto con cloro gassoso, come vogliamo. Una sterilizzazione di tipo fisico come l'autoclavatura, molti usano per esempio per inline, usano la pastorizzazione, cioè abbassiamo di tanto la carica che possiamo avere nella nostra acqua facendola passare in degli scambiatori intorno ai 70 gradi. E arriviamo adesso a capire quanto possiamo aspettarci che queste alghe producano. La cosa è chiaramente direttamente proporzionale all'energia solare
che io gli do. Questo fattore si chiama l'efficienza fotosintetica, quanto un determinato organismo fotosintetico è in grado di trasformarmi in energia chimica l'energia della radiazione luminosa. Questo grosso modo è lo spettro del visibile. Lo spettro della radiazione solare in realtà è molto più grosso, ok? In questo caso io vi ho estrapolato lo spettro del visibile, che è lo spettro che ci interessa nell'ambito della fotosintesi. Come vedete, le clorofille, ok? La clorofilla B e la clorofilla A, ok? La clorofilla A ha questi due picchi, 660, 430. La clorofilla B ha questo picco di 450 nanometri. Ma non abbiamo solo questi due pigmenti, abbiamo anche i cosiddetti pigmenti antenna, cioè sono dei pigmenti che fisicamente riescono a catturare l'energia luminosa di altre lunghezze d'onda, come per esempio la spirulina ha questa proteina fantastica che è la ficocianina, che cattura intorno a 6,20. Molte alghe rosse hanno la ficoeritrina, che va intorno a 550. E anche alcuni carotenoidi, i xantofille, caroteni e xantofille, hanno grosso modo la stessa funzione, catturano l'energia dei fotoni ad altre lunghezze d'onda e poi questa energia la passano alla clorofilla, che poi va avanti con la reazione di fotosintesi. Quello che bisogna capire è che la parte attiva del sole, della radiazione solare per la fotosintesi, è solo il 45%. Questo già di base. Quindi di tutta la radiazione noi abbiamo il 45% solo che è utilizzabile dalla fotosintesi. Dopodiché io ho bisogno di 8 fotoni per utilizzare una molecola di anidride carbonica. Cioè, fisicamente mi servono 8 fotoni per utilizzare una molecola di anidride carbonica. Questa è l'energia, 217 kJ è l'energia contenuta in un fotone, sostanzialmente. Quindi per fissare una molecola di glucosio, quindi una classica C6, devo fare 6 per 8, 48 per l'energia di ogni singolo fotone e ho bisogno di questa energia. Il contenuto di energia della molecola di glucosio è 2850. Quindi significa che io ho un'efficienza di, ho speso 10.416 di energia per ottenere 2880, quindi il 27,4%, ok? Di efficienza massima teorica. Ma il 27,4% vi ho detto prima che non utilizza tutta l'energia, quindi devo fare il 45% del 27% e vado a finire al 12,3% di efficienza fotosintetica. Questa può essere l'efficienza fotosintetica. L'efficienza di conversione della luce in energia, per esempio, è anche un parametro molto usato, per esempio, quando si parla di pannelli fotovoltaici. Ok? Quindi si può avere familiarità con questa cosa anche pensando a questa associazione. C'è poi il fatto che il verde ha la sua quota di riflessione, quindi dobbiamo togliere un altro 10% dal 12,3% e andiamo a questo valore dell'11,1%. Però adesso andiamo nel processo di questo 11,3%. In realtà noi abbiamo dei fenomeni che si chiamano, nello specifico, la fotoinibizione, quindi all'aumento dell'irradianza, la nostra microalga avrà un massimo di efficienza fotosintetica, dopodiché aumentando ci sarà un plateau. Ok? Se poi aumento oltre un determinato limite, c'ho proprio il danno. Ho proprio il danno. Quindi, se immaginiamo questo è il layer dell'acqua, ok? E questa è la luce che viene da sopra, ok? Noi abbiamo che
La penetrazione della luce all'interno di una coltura molto densa riguarda solo, a volte dico il millimetro, riguarda solo il millimetro dell'interfaccia, soprattutto nelle colture molto dense. Quindi noi qui avremo delle cellule che purtroppo saranno esposte qua, quelle che diciamo per i loro moti confusionari, cioè si troveranno proprio a diretto contatto, poi ci saranno quelle che stanno completamente nella fase oscura e poi ci sono quelle lì che si troveranno nelle zone buone in cui possono operare per bene la fotosintesi. Quindi sostanzialmente quando noi pensiamo alla nostra vasca di spirulina, la fotosintesi sta, poi dipende un po' a che concentrazione si lavora, però la fotosintesi sta lavorando su quei 2-3 centimetri lì. Poi il resto è tutto in una zona problematica. Vabbè, questo è un altro fenomeno che è la fotoacclimatazione. Anche questo è molto interessante perché se io espongo una cellula ad una grossa intensità luminosa, sta cellula comincerà a dire però a me che mi serve fare tante membrane tilacoidali dove ci stanno gli apparati fotosintetici quando io ho tutta sta luce, quindi ne farà pochissimi. All'inverso, quando ci avrò basse intensità luminose, la cellula farà tanto, sostanzialmente farà tanta clorofilla, farà tante membrane fotosintetiche, farà tanta clorofilla. I mezzi di crescita. I mezzi di crescita potete sbizzarrirvi, per ogni alga qualcuno ha il suo preferito. Però quando noi guardiamo quei mezzi di coltura che ci arrivano con il ceppo che compriamo dalla banca delle alghe tedesca piuttosto che francese, quel terreno lì non è un terreno per la produzione. Quello è un terreno per tenere l'alga in una condizione di piacevole per lei e comoda per il laboratorio. Però generalmente tutte le ricette che vengono fornite a Corredo con i ceppi di alghe sono terreni non performanti, che non ci portano ad avere delle grosse concentrazioni. Il lavoro di un buon gruppo che si interessa di alghe invece è quello di capire, partendo da quelli che sono queste ricette di terreni fatte proprio a tavolino sulla carta, arrivare a una ricetta che non solo mi massimizza la produzione, ma mi massimizza la produzione di quello che sono le mie molecole di interesse. Quando per esempio noi andiamo a coltivare la spirulina, se noi ci vogliamo focalizzare su un'elevata concentrazione proteica o su un grosso contenuto di ficocianina, che sono due cose anche molto legate, perché la ficocianina nella spirulina sembra abbia anche un ruolo di stoccaggio dell'azoto, una cosa che in natura non è proprio diffusa per niente, forse solo nell'uovo. L'uovo inteso nell'albumina sostanzialmente, però generalmente non ci sono delle molecole in natura deputate allo stoccaggio di azoto. La ficocianina sembra che tra le tante funzioni che abbia all'interno della cellula, della spirulina, una sia quella dello stoccaggio dell'azoto, perché ci sono momenti in cui magari dobbiamo immaginare in natura piove, si diluiscono i nutrienti nella gociad lì dove stanno, piuttosto che in Messico nella pozza che magari è qua fuori che qualche spirulina la possiamo trovare anche qua fuori. Quest'acqua si diluisce, lei però ha necessità di azoto, quindi la prima cosa che andrà a fare andrà ad attaccare la sua ficocianina tirandola giù. Quindi se noi al terreno di coltura gli facciamo mancare l'azoto, la prima cosa che verifichi è che facendo subito un pestellato acquoso di spirulina, senza neanche fare troppo cose da scienziati, vediamo che il blu comincia a calare. Cavolo, non c'è spirulina qui. Generalmente manca azoto. La coltura è deficiente di azoto. Qui ho voluto riportare
quelli che sono i fertilizzanti che vengono utilizzati normalmente nelle colture massive. E chiaramente noi abbiamo bisogno di azoto, di fosforo, cioè dobbiamo andare a prendere da dei concimi, da dei fertilizzanti. L'azoto, l'urea sembra essere, diciamo, una fonte buonissima perché oltre a una molecola di urea, oltre a dare due molecole di azoto, dà anche una molecola di anidride carbonica, quindi ci aiuta anche, diciamo, per il supporto carbonioso. Ma le forme di azoto, diciamo, che vengono commercialmente vendute sono tantissime, il nitrato di ammonio piuttosto che il nitrato di potassio. Noi andremo a cercare la forma chimica di azoto e di fosforo che nelle nostre condizioni di coltura, noi lavoriamo per esempio a pH elevati, dobbiamo trovare un sale che a pH elevati sia solubile. Altrimenti, cioè, glielo stiamo dando, ma se precipita è perfettamente inutile. Un mezzo semplice per crescere le alghe è dargli delle acque reflue. Le acque reflue in generale hanno un elevato contenuto di azoto e di fosforo e quindi sono l'ideale per coltivare le alghe. Un fattore critico nella coltivazione è il mixing. Qua è indicato la reazione mixing. In realtà quello che si fa sostanzialmente è agitare la coltura cercando di portare aria all'interno. Questo se non vogliamo supplementare di anidride carbonica. Questo per due motivi principali, quindi può essere fatto sia con delle pale meccaniche che fanno da frullatore all'interno della coltura, sia con delle pompe d'aria che insufflano l'aria nella coltura. Questo a che cosa serve sostanzialmente? La cosa che fa male alle alghe è l'ossigeno. L'ossigeno bisogna toglierlo dalla coltura. Questa è la prima cosa, perché a determinati livelli di ossigeno la crescita inizia a calare, se no può andare proprio in fotossidazione la cellula, quindi con conseguenze importanti sulla crescita. Quindi la prima cosa dobbiamo rimuovere l'ossigeno e magari fornire dell'anidride carbonica. Possiamo fornirgliela in maniera limitante, fornendogli quei 360, 370, ma non so quanti ppm siamo, aggiornatemi sui ppm in cui siamo nell'atmosfera, perché questi aumentano da un giorno all'altro. Quindi possiamo darglieli o dall'atmosfera o fisicamente possiamo fornirgli la CO2, ma la cosa importante è che togliamo l'ossigeno dall'interno, che è una cosa critica. Nelle vasche questo processo è abbastanza spontaneo, perché è un ambiente aperto, superficie e volume abbastanza alto, lo scambio, ma quando siamo. Questo è un fotobioreattore. Concettualmente la palla è un fotobioreattore, è un sistema chiuso. Nei sistemi chiusi l'ossigeno è un problema. L'ossigeno è un problema che si tenta di risolvere, però per risolverlo bisogna spendere energia, quindi insufflare aria e tirarlo via. Poi serve anche per eliminare la stratificazione termica. In alcuni casi sì, per esempio nelle vasche si può creare un po' di stratificazione termica, il sole picchia sopra, si riscaldano i primi strati, aiuta alla distribuzione di nutrienti sicuramente e mantiene le cellule in sospensione. Questo è critico per molte cellule che per esempio tendono ad incistarsi, a diventare pesanti o sono proprio grosse, che hanno problemi di flottazione che possono andare giù. In più c'è un problema di accumulo di microalghe, delle nostre microalghe in delle zone che possono diventare anossiche. Possono diventare anossiche e quindi andare a decomporsi.
e sostanzialmente deteriorare la coltura con sviluppo anche di cattivo odore negli impianti. Allora, vi dicevo prima, no? Il primo fine per cui sono partite le alghe nell'acquacoltura è stato proprio per l'allevamento delle prime fasi di bivalvi, crostacei e pesci. Dici, ma i pesci si mangiano le alghe? I pesci si mangiano le alghe. Si mangiano le alghe, per fare questo, chiaramente, siccome le alghe sono molto piccole, anche i pesci appena nati sono molto piccoli, però si usa un veicolo che è il rotifero. Il rotifero è un sacco magico, vengono inseriti i rotiferi all'interno della coltura. I rotiferi non fanno altro che accumularsi, riempirsi la pancia di microalghe e formare delle capsule sostanzialmente. Quindi ai piccoli pesci gli si danno delle capsule vive di microalghe. Questo è il concetto. Come se si alimentassero a nutraceutici. invece no, i piccoli copepodi, le fasi larvali di crostacei si alimentano direttamente delle alghe, così come pure i filtratori, i bivalvi filtratori sono capaci di trattenere le alghe direttamente. Qui si vede pochissimo, questa è la tecnica, si chiama la tecnica delle acque verdi nell'allevamento dei pesci. Qui ci sono dei pesci che neanche si vedono a occhio, però sono dei pesci da qualche millimetro. Da qualche millimetro questa tecnica, quindi non solo noi gli diamo queste capsule vive di alghe, i rotiferi arricchiti, noi gli diamo anche le alghe direttamente in acqua ai pesci. Perché? Perché se noi gliele diamo queste alghe direttamente in acqua, per tutta una serie di svariati motivi si formano o delle malformazioni di tipo scheletrico o vanno incontro a fenomeni si ammalano più facilmente, sostanzialmente. Si ammalano più facilmente, sono più suscettibili all'attacco di patogeni. Quindi oltre a dargli queste capsule vive di microalghe, gli mettiamo anche le alghe all'interno della coltura. Questo poi gli aiuta perché ossigena l'acqua, fa da schermo alla luce. Ci sono tutta una serie di fattori, non si sa benissimo quale sia il fattore che poi determina. Si sa solo che chi ha un hatchery, chi ha confidenza con la produzione dei pesci, come ad esempio l'orata, sa benissimo che fare le orate in acque verdi dà delle performance nelle prime fasi di sviluppo molto migliori. Allora, questi sono dei sistemi classici di coltura delle alghe in sistemi chiusi. Quindi abbiamo dei classici sistemi tubolari nelle forme più svariate, i sistemi anulari dove c'è sostanzialmente un tubo nell'altro e la coltura viaggia in questa intercapedine, e i sistemi a pannello. Questi sono sistemi che sono altamente controllati, dobbiamo continuamente monitorare il pH, che chiaramente durante la fotosintesi tende a salire. Noi a volte alle colture nei fotobioreattori dare l'anidride carbonica non è più tanto un'esigenza di tipo produttivo, è un'esigenza per evitare la distruzione. Perché se in un fotobioreattore non do l'anidride carbonica vado facilmente a dei livelli di pH che non sono più compatibili con la vita dell'alga. Quindi lì mi diventa quasi necessario averla, l'anidride carbonica. I costi di capitale sono molto elevati per i fotobioreattori. E possiamo sostanzialmente crescere le alghe anche in condizioni asettiche, anche se questa cosa è questionata, anche perché a un certo punto io devo mettere dentro delle cose e devo tirar via delle cose, ok, da un sistema chiuso. Esperienza vuole, per chi lavora con i fotobioreattori, che all'improvviso in questo mettere dentro e tirare fuori qualcosa dentro ci va a finire,
è quando va qualcosa all'interno di un sistema chiuso, praticamente il crash è sicuro, cosa che invece se ci preoccupa poco all'interno dei sistemi aperti, perché all'interno dei sistemi aperti ci sono anche dei meccanismi per cui le colture si autoregolano e riescono anche a competere in maniera vincente con le contaminazioni per tutta una serie di fattori, e sempre se usiamo le alghe giuste da poter coltivare questi sono, diciamo, i più grandi impianti esistenti, no? Perry in India, Chanotech alle Hawaii, Earth Rice in California, anche se c'è questo distretto cinese che si chiama Hainan, che molti dicono che sia più grosso di tutti gli altri messi assieme. Funziona da distretto, per cui in realtà sono diversi produttori, però sono tutti localizzati in quest'isola cinese che ormai è diventato proprio il distretto della spirulina, il distretto di produzione della spirulina. Anche il Giappone ha dei... loro sono molto affezionati a questi sistemi di vasche circolari, dove ci sono o dei blower che scorrono su queste, quindi delle soffianti, sembrano delle nostre vasche di depurazione. Esattamente. E loro fanno prettamente clorella dentro questi impianti qua, e anche un po' di spirulina. Il resto degli impianti che vedete sono tutti a spirulina, tranne lei che Chanotech è partito qualche anno fa a fare l'hematococcus, che tutti dicevano no, hematococcus bisogna farlo in fotobioreattore perché è soggetto a contaminazioni, ci sono dei problemi. Loro hanno trovato una strategia vincente in Chanotech, in cui fanno una fase di concentrazione elevatissima in fotobioreattori a terra, dopodiché prendono questi hematococcus concentratissimi in fase vegetativa verde, li mettono nelle vasche esterne, queste vasche diventano rosse. Adesso qua non so se ce ne sono, adesso l'impianto è diventato quasi tutto rosso, anche perché il rientro del finanziariamente fare l'hematococcus in questo momento storico porta tanti soldi in più che fare la spirulina. Quindi loro hanno scelto di lasciare il filone della spirulina per un fatto di business e di andare su una cosa che gli porta più soldi. Anche perché poi in tutto questo, diciamo, questi grossi impianti dobbiamo immaginare che sono comunque legati ad impianti che poi si sono aperti in India, in Cina, quindi loro stessi poi hanno portato delle metodologie e dei protocolli fuori, per cui magari hanno perso anche loro interesse proprio, che la dobbiamo far fare noi. Una proposta interessante quindi è l'accoppiamento di fotobioreattori solo nella fase iniziale di avvio delle colture, ma poi andare nelle vasche. Quando noi parliamo di una vasca sottoserra, sostanzialmente diventa un fotobioreattore. Il concetto è uguale, cioè se noi siamo talmente bravi a disegnare una vasca sottoserra, stiamo costruendo un fotobioreattore tubulare. Funziona alla stessa identica maniera. Riduce l'evaporazione, la serra. Invece noi facendo l'impianto aperto abbiamo una perdita d'acqua per metro quadrato che può andare tranquillamente a 10-20 litri al giorno. Quindi perdere 10-20 litri al giorno, siccome c'ho su 25 cm per metro quadro ho 250 litri, cioè ogni 25 giorni significa che io devo dare tutta l'acqua. Immaginiamo il consumo d'acqua che hanno questi impianti, è abbastanza significativo. Invece in serra si fa un'umidità tale che fa da tappo, e quindi quella cosa previene anche l'evaporazione, e in più la serra poi ci contiene anche le contaminazioni. Per esempio io la cosa che di cui sono un po' perplesso dei grossi impianti, per esempio anche questo delle Hawaii, di Earth Rise, sono gli uccelli. Perché gli uccelli quando dall'alto vedono acqua, cioè vedono il loro paradiso, quindi vanno.
vanno lì e quando in genere tu c'hai degli uccelli dentro, siccome la biomassa anche non è che dici, loro la lavano, devo dire la verità, loro raccolgono, lavano e poi lavorano, però bisogna immaginare che in quelle vasche ci pascolano un bel po' di animali, per quanto loro usino dei cannoni a salve e tutto il resto. Mi rendo conto che fare 36 ettari di serre sarebbe, come per Ciano, ecco, per Airtrice non so quanti ettari sono, però anche lì è parecchio, sarebbe un po' impegnativo. Poi porta proprio capitale, quindi in qualche modo poi bisogna recuperarlo. Le serre costano, anche le più economiche costano di serre. Qua vi ho riassunto un po' quelle che secondo me, perché in questo momento ci sono i tifosi delle vasche e i tifosi dei fotobioreattori. No, non c'è un. Perché non ci sono tante evidenze scientifiche che possano dire questo sistema va bene, questo sistema non va bene. Quello che si può dire è per quest'alga, in queste condizioni, la devi fare per forza nel fotobioreattore. Per quest'altra alga, in queste altre condizioni, se la fai nella vasca viene molto meglio. Io, per esempio, sulla spirulina, in tutti i sistemi chiusi in cui l'ho fatta, non ho mai avuto un grande prodotto. Per un problema di frammentazione, di. Se hai analizzato una spirulina al microscopio, anche solo quella della bottiglia, non è quella della vasca. È completamente diversa, si frammenta molto di più per la reazione, ha tutta una serie di problemi. Questo poi non significa che per altre alghe invece nelle vasche non ci possono andare per tutta una serie di motivi, perché magari stanno a pH 7, a bassa concentrazione salina, quindi può attaccare subito qualsiasi cosa, la chlorella per esempio. La chlorella ci va immediatamente, non è che non telefona nemmeno, arriva e si piazza. Quindi la contaminazione, possiamo dire, generalmente i pons sono più proni dei fotobioreattori a essere contaminati. Però è solo una questione di tempo. È solo una questione di tempo perché poi sappiamo di sicuro che quando poi mi si contamina il fotobioreattore, io lo devo lavare e sterilizzare. E devo capire anche come lavarlo, perché la gente usa dei fotobioreattori in Israele per Haematococcus, stanno usando dei fotobioreattori che sono 6-7 centimetri, dei tubi che sono lunghi anche 30 metri. È impegnativo, quindi soluzioni acide, soluzioni basiche, tutta una serie di accorgimenti. Adesso stanno usando del vetro temperato che stanno comprando in Germania, da un'azienda bellissima, che tra l'altro sta facendo anche tutti i raccordi. Questa è un'azienda che fa tubi colati in vetro, che lavora da tanti anni con un gruppo, si chiama Algitech, non so se l'avete sentito, un gruppo di Busiba, diciamo sono i padri dell'Haematococcus. I padri dell'Haematococcus stanno in Israele e loro da tanti anni lavorano con sta ditta. Alla fine sta ditta ha fatto proprio c'è proprio una linea, ha una linea di vetro dedicata alle alghe. Si chiama Scotto, ecco, non mi ricordavo. Sì, sono famosi anche per la vetreria da laboratorio. Adesso, se andate su Scotto, trovate, potete comprare anche dei tubi singoli di 30 metri. Dei tubi singoli di 30 metri alle sezioni che volete voi. Non so come facciano a spedirli, però lo fanno. La richiesta di spazio. La richiesta di spazio chiaramente è legata molto alla produttività reale, no? I pons richiedono più spazio dei fotobioreattori? Sì, richiedono più spazio, però devo capire questi fotobioreattori che sto utilizzando che volume lavorano. Perché molti, ecco, usano questi volumi, queste sezioni di tubi molto stretti. Ci stanno pochissimi litri in un metro quadrato. Quindi io devo stare molto alto con la concentrazione per arrivare ad equiparare la produttività che ho in vasca. Quindi
e non posso salire, perché salire da terra significa spendere energia, ok? Molti fantasiosi dicono, vabbè, non possiamo fare i fotobiettori di 8 metri, e ce la porti tu l'acqua a 8 metri? Perché sarebbe, cioè, è anche interessante, no? Ma ci sono stati anche realizzati, C'è un... Eh sì, ma a un certo punto cade l'acqua, la devi riportare su, non è che... cioè, per andare a 8 metri devi andare a 8 metri, ma prima ci vai prima, ci vai dopo. Però c'è un'azienda, sì, che sta facendo delle torri, sembrano delle torri di condensazione, altissime, con dentro di questi fotobioreattori, e loro ci hanno trovato la loro convenienza a fare questa opzione. Boh, non lo so, pagheranno poco energia elettrica, beh, immagino. La produttività reale, anche qua, i fotobioreattori sembrano vincere, ma andiamo di poco, di pochissimo. La concentrazione sì, può essere tanta in più, ma a me la concentrazione, cioè, secondo me, per misurare la produttività. E la produttività è quanta biomassa per l'unità di tempo io posso togliere dal mio sistema. E questo generalmente indipendente dalla concentrazione, no? Perché uno sarebbe tentato di fare l'associazione, vabbè, ma se tu c'hai una concentrazione alta, tu prendi più roba, e poi non è così, perché se io ho una concentrazione più alta, io quella zona che ho visto prima di fotosintesi, è quella mi va sotto al millimetro. Cioè, io più ho la coltura densa, più ho tante cellule in fase oscura, meno cellule in fotosintesi ho. Quindi sì, è bello avere una grossa concentrazione. Anch'io vorrei avere una grossa concentrazione, perché questo poi fa economizzare molto sui processi a valle della coltivazione, che sono i processi energivori della raccolta. In raccolta, se sto concentrazione alta, per me è una comodità, che significa che la centrifuga la devo far girare di meno, un prodotto concentrato lo posso lavorare meglio. La perdita d'acqua nei pons, non posso negarlo, è maggiore, però li posso coprire con la serra, quindi diciamo posso avere un buon bilancio di questa cosa. E c'è un altro problema, water loss, no? Perché c'è scritto, senza menzionare la necessità di raffreddare i fotobioreattori, perché in Israele, nel deserto, hanno messo questi tubi da 30 metri lunghi, sottili così. Voi a quanto pensate che, quanti gradi vadano quei tubi sotto al sole? Sì, e questo succede se si blocca il loro impianto di irrigazione, perché loro, nel pieno deserto del Negev, spruzzano l'aria come se stessero irrigando il deserto su questi fotobioreattori, e altrimenti non si potrebbero tenere sotto al sole questi fotobioreattori, e quindi ci vogliono svariati metri cubi d'acqua per tenerli freddi, che l'alternativa sarebbe mettere dei sistemi di raffreddamento delle colture, che forse li hanno giudicati troppo costosi. Potrebbero risparmiare molto acqua così, però sono energivori. Tu, se c'hai l'acqua, tanto c'hai il Giordano, che c'hai vicino al Negev, adesso non mi ricordo quale fiume c'hai, quello che c'hai, vai lì, te lo prendi e innaffi due fotobioreattori. La perdita di CO2, siccome la CO2 è critica, no? Perché io compro un metro cubo di CO2 compressa e io vorrei avercela tutta per le mie alghe. Però devo tenere in considerazione che quando la insufflo, la maggior parte va a ridirci, se ne va. È molto simile. Nei due sistemi, nonostante che nel sistema chiuso uno possa contenere la cosa, ma nel sistema chiuso io ho il problema dell'accumulo dell'ossigeno e purtroppo devo forzare per tirarlo via. E quando forzo per tirarlo via, io tiro via pure la CO2. Non è che ho la possibilità di avere un sistema che mi fa controllo del processo. Chiaramente nel fotobioreattore
mi metto lì con il bottoncino, temperatura 24 gradi, poi quanto costi fare questa cosa? Sì, la vasca, no, oggi fa freddo, la vasca sarà fredda, domani fa caldo, sarà calda. Ok? Si è perso? Ok. Quindi, riassumendo, nessun sistema di produzione è universalmente valido. Le caratteristiche fisiologiche dell'alca devono essere prese in considerazione quando vogliamo scegliere il sistema di produzione. Okay? Quest'alga, per esempio la spirulina, c'è anche il problema che è molto alcalino il mezzo. Bisogna trovare, se uno lavora fa in fotobiorettore, devi trovare anche dei mezzi che poi non si corrodano, altrimenti poi finiamo di mangiare del metacrilato, non lo so, cioè io non lo voglio mangiare. Se me la metti nel vetro mi sta bene, però se cominci a mettermela nel polietilene e poi me la metti dentro al metacrilato comincio a preoccuparmi, perché la coltura può andare a pH molto corrosivo e quindi tirare via delle cose da... Che grado di purezza io ho bisogno di questo prodotto? Cioè, che mercato di riferimento ho? Al farma? Alla nutraceutica? All'alimentare? Sulla base di questi assiomi che io mi do prima di iniziare a progettare l'impianto, io faccio la mia scelta costruttiva. Che quantità di prodotto l'anno voglio? Ok? Quali sono le mie medie di temperatura all'interno della zona dove voglio andare ad operare? La disponibilità d'acqua, che è critica. E poi, vabbè, la disponibilità, l'irradiazione solare globale nel corso dell'anno e la necessità o meno di ricircolare il mezzo, perché a me sempre quando me lo raccontano mi vengono i brividi, però... Però per molte alghe il mezzo non si ricicla. Non si ricicla perché, soprattutto quelle che vengono cresciute in axenicità, magari per fare delle applicazioni particolari, no? Quindi viene cresciuta l'alga che sia l'alga, che sia solo quell'alga all'interno di quella cosa che sto crescendo. L'alga viene raccolta, il terreno buttato e l'alga presa, perché quell'alga ha un'applicazione particolare. Generalmente in tutto l'altro tipo di produzioni io quell'acqua la riprendo, sia per una questione di tipo ambientale, sia perché economicamente non voglio perdere il residuo dei nutrienti che ci sono all'interno e tutto il resto. I metodi di coltivazione, adesso diciamo indipendentemente dal tipo di impianto, quindi o ho un fotobioreattore o ho una vasca, io posso lavorare in batch, ok? Quindi sostanzialmente nella modalità che vi ho detto prima, coltivo, porto alla massima concentrazione e mi prendo tutto. Poi posso pensare di filtrare di nuovo il mezzo, riusarlo e reintegrare i sali o meno. Questo poi dipende da che devo fare. Le colture continue. Le colture continue sono quelle colture dove io continuamente aggiungo del mezzo all'interno e continuamente prendo. Cioè si usano molto su scala molto piccola. Queste colture continue, anche nei fermentatori, nelle alghe eterotrofiche si usano molto questi processi di tipo continuo, ma il grosso del lavoro si fa con questo metodo qua, il metodo semicontinuo, in cui grosso modo come anche si lavora con le vasche di spirulina, io decido che oggi filtro un decimo della coltura, ok? E poi ributto dentro il filtrato e se ne parlo il giorno dopo, sostanzialmente, guardando sempre il tasso di crescita dell'alga, perché voglio rimanere sempre nella concentrazione che mi è ottimale per la produzione. Questo grosso modo è il lavoro che devo fare. Qui sarò molto veloce perché quindi faccio solo un excursus delle alghe che sono maggiormente coltivate, quindi la spirulina, che molti di voi già conoscono, è un organismo che esiste in parti diverse del pianeta, ha un genoma molto simile dappertutto, alcuni continuano a tentare di fare delle speciazioni,
Però più si sta rincorrendo questo processo di geneticamente di vedere le diversità, e più sembra che quasi siano tutte le stesse, e le difformità di tipo morfologico sono molto superiori a quelle che sono le difformità di tipo genetico all'interno. È stata dichiarata nel 74 dall'ONU il cibo del futuro. Il cibo del futuro, magari nel 74 era prematuro, ma loro ci avevano già visto lontano. È una biomassa, forse è la biomassa che per peso secco ha più proteine di qualsiasi altra. Sì, la carne c'ha un massimo, c'ha sì. 20% immagina la secca. Fonte di acidi grassi essenziali, il gammalino olenico, diciamo, in questo caso la fa da padrone, ha tutta la serie delle vitamine del gruppo B, minerali a palla. La clorella, in ordine di importanza, è la seconda alga fototrofica, quindi l'alga che viene coltivata in autotrofia. Più coltivata, ed è un'alga verde molto piccola, è la classica alga infestante delle pozze, la clorella, e c'ha degli attivi tra cui il beta-glucano, che adesso, diciamo, è una molecola alla ribalta, si usa aggiungerlo in qualsiasi tipo di alimento. La dunaliella, in ordine di importanza, è la terza alga. La Dunaliella è anch'essa un'estremofila, nella fattispecie è una alofila, e questa è capace di crescere a salinità tipo del 100 per 1000. Sostanzialmente cresce in monocoltura perché pochi organismi riescono a crescere in salamoia, cioè noi usiamo la salamoia come metodo di conservazione, no? E lei invece ci cresce proprio, ci sguazza dentro, e per di più aumenta la concentrazione di questi sali, più lei accumula carotenoidi, ed è la classica alga che possiamo trovare all'interno delle saline. Se andiamo a Margherita di Savoia, piuttosto che, abbiamo questi belli arrossamenti, che poi su queste alghe poi mangiano una serie di crostacei, sulla quale poi mangia, si innesta tutta una catena sulle dunalielle. L'Hematococcus, di cui, diciamo, la caratteristica essenziale è questa acsantofilla, la staxantina. Questo, diciamo, è un attimo un excursus sulle alghe come integratore Questi invece sono i sistemi di produzione eterotrofica. Okay, prima abbiamo visto quelli autotrofici, quindi sostanzialmente sono dei fermentatori, sono delle tecnologie che già erano in uso da anni per delle produzioni di tipo batterico, per le fermentazioni da lievito, per tutta una serie di processi. Adesso non si è fatto altro che usare queste cose, dice, vabbè, noi ci possiamo fare la clorella tranquillamente dentro. Gli diamo 1 kg per kg di glucosio per clorella. Come le raccogliamo queste alghe? Come le raccogliamo? Adesso, raccolta e disidratazione delle alghe rappresentano due punti che tirano via tanta energia all'interno del processo. La spirulina, per fortuna, è un'alga abbastanza grossa, che noi possiamo filtrare con processi di tipo passivo, quindi teoricamente facendola passare sopra un filtro, anche se questa cosa per tutta una serie di motivi diventa complicata quando poi andiamo su dei volumi molto grandi, infatti dobbiamo usare degli accorgimenti. La maggior parte delle alghe è nell'ordine dei 5 micron, 10 micron, 15 micron. Quindi parliamo di concentrazioni che, se le voglio tirar giù per forza, devo centrifugare. Ok? Se le voglio raccogliere per filtrazione, devo usare la filtrazione tangenziale, le microfibre sostanzialmente. Oppure posso o floccularle, quindi sfruttare questo processo in cui, cambiando la forza ionica del mezzo,
o variando il pH o usando un altro agente, sostanzialmente le particelle si aggregano, poi si appesantiscono e cadono. Altro processo invece è la flottazione. Ci stanno quasi un paio di aziende per ogni tipo di applicazione che sono specializzate, ognuna di loro dice che il suo metodo è quello che è il migliore, esattamente. La flocculazione chiaramente è un processo che è conosciuto nella depurazione delle acque da anni, quindi si può fare sia per aggiunta di sostanze chimiche, cloruro ferrico, non lo so, non mi vengono in mente, Raffaele ne sai di più di sicuro, oppure biopolimeri come il chitosano o l'amido cationico, oppure possiamo flocculare per elettrocoagulazione, sostanzialmente fornendo correnti a bassa tensione o aumentando il pH. Ci sono alcune alghe che questo aumento di pH lo si può fare esponendo semplicemente la coltura alla luce e tappando, quindi chiudendo le alghe, aumenta l'ossigeno, aumenta tanto il pH e le tiro giù. I sistemi di filtrazione passiva, finché devo filtrare dei piccoli volumi, effettivamente posso usare dei filtri, dei sacchi, ok? Quando invece parliamo dei metri cubi, dobbiamo andare su sistemi o a tamburo rotante, dove sostanzialmente c'è la mia maglia e su un tamburo che gira la mia coltura praticamente viaggia a mezz'acqua qui, raccolgo il prodotto all'interno e poi periodicamente con degli spruzzi lavo l'interno e mi tiro via la biomassa, che è sempre un po' liquidina, però hanno una bella efficienza come ritenzione delle particelle. Un altro metodo è quello di usare i vibrovagli, che sostanzialmente sono dei filtri piani che però vibrano velocissimamente, in alcuni casi danneggiano un po' le cellule perché in genere sono anche d'acciaio le maglie. Un altro metodo di raccolta è la centrifuga. Questi sono i due tipi di centrifughe che sono usati al momento per le microalghe, la disc stack, questa Westfalia, Gianiro, sono diciamo al momento le case che hanno sviluppato proprio delle centrifughe per delle applicazioni speciali proprio per le alghe, ed Evodos, che invece di usare i classici la classica disposizione delle placche sulla centrifuga a spirale, hanno usato questa disposizione di tipo spirale, dove l'alga chiaramente deve compiere un cammino piccolissimo. Questa centrifuga può lavorare a un numero di giri molto minore che questa qua. Non sono ancora benissimo sviluppate queste centrifughe perché per esempio mancano di processi CIP, di cleaning in place, di sanitizing in place, però energeticamente sono formidabili queste centrifughe. La filtrazione tangenziale sembra di vedere dei filtri sostanzialmente, in realtà all'interno di questo filtro abbiamo tanti piccoli microtubi nei quali passa la nostra coltura. Questa è la sezione diciamo di uno di questi microtubi dai quali permea l'acqua e il mio prodotto resta all'interno. Poi periodicamente la macchina raggiunge la pressione critica e mi scarica i tubicini dall'interno. Funzionano un po' in modo altalenante. Ci sono dei piccoli problemi legati a questi filtri, però funzionano. Per alcune alghe sono energeticamente validi, sicuramente più della centrifuga. Sistema a flottazione, il DAF classico, no? Dissolved Hydro Flotation. Non faccio altro che in acqua fare delle bollicine piccolissime. Più sono piccole, più aumenta il rapporto superficie-volume di queste bollicine, più queste bollicine hanno la forza di tirare su particelle man mano che salgono. E quindi quello che ottengo sostanzialmente è un tappeto di alghe che poi posso tirar via dalla superficie. Molte lavano, no? Vi ho detto, quindi dopo quei processi, sostanzialmente molte lavano.
addirittura per la clorella che per esempio viene accresciuta in concentrazioni di nitrato elevatissimo, perché la clorella, sempre per il fatto di dover crescere le alghe, che io voglio solo la mia alga, ok? Quindi o lavoro di temperature alte, o lavoro di pH alto, o lavoro di salinità alto. Con la clorella di che lavoro alto? Di nitrato, che chiaramente è tossico per tutta una serie di organismi, però la clorella ci sguazza abbastanza. Il problema è che io devo tirarmene via meno possibile di questo nitrato nel mio prodotto finale. Quindi addirittura per la clorella si centrifuga. Poi la si butta in dei serbatoi che la rimescolano con acqua fresca e la si ricentrifuga. Al momento è molto costosa la clorella perché per farla bene bisogna spendere qualcosina. Vabbè, le presse classiche, no? Nel caso diciamo delle filtrazioni passive, e l'estrusione che può avvenire in modo più. La disidratazione, ok? La disidratazione, noi sostanzialmente dobbiamo far sì che poi all'interno che questa pasta perda tanta di quell'acqua che la sua attività dell'acqua si avvicini allo zero, ok? Quindi per ottenere un prodotto stabile io devo avere quest'ultima fase dell'impianto super performante, altrimenti ci avrò un prodotto, diciamo, che c'ha una shelf life più bassa. Cioè posso anche fare, diciamo, un discorso, se io voglio un prodotto perché voglio standardizzare un prodotto, una shelf life di 5 anni, quindi mi deve stare sotto un'attività dell'acqua di 0,4, lo devo conservare sotto vuoto. Le tecnologie disponibili al momento sono queste. Quindi ho il drum dryer, che sostanzialmente in realtà qua ne è mostrato uno tipo, però sostanzialmente non fa altro che far scorrere dell'aria calda sul prodotto che si muove su una superficie, sostanzialmente. Ma la tecnologia di elezione al momento è questa qua. Anche nei grossi impianti di spirulina si usa lo spray dryer. Lo spray dryer, in pratica io da questo nozzle qua, in italiano si dice nozzle, l'ugello, dall'ugello a pressione viene sparata la coltura, che quindi deve avere una bassa viscosità, altrimenti si ottura subito. Questa coltura viene sparata in una camera, passa per una frazione di secondo ad elevatissima temperatura, si disidrata all'istante perché nella camera c'è il vuoto. E aria calda che gli viene sparata subito dopo che gli passa sotto. Quindi sostanzialmente il prodotto va a 150, 160, 170 gradi per una frazione di secondo. Questo permette al prodotto di avere delle caratteristiche abbastanza stabili in termini di funzionalità, cioè perdo poco. E in più il processo industrializzabile, questi possono lavorare in continuo. Okay. Cianotec raccoglie, lava e butta direttamente. È un processo che va 24 ore su 24 e butta direttamente. Addirittura loro hanno brevettato un sistema di spray drying dove all'interno, oltre a come funziona normalmente uno spray dryer, creano un ambiente anossico. Quindi non permettono neanche qualsiasi tipo di ossidazione all'interno. La liofilizzazione, sempre il mercato di applicazione. Magari il mercato pharma mi sta chiedendo questo prodotto che deve avere quelle caratteristiche. Se io le voglio conservare a un teorico 100%, devo liofilizzare. È la più costosa di quelle che abbiamo descritto fino ad adesso. E poi ci sono le tecniche chiaramente delle piccole produzioni, dove francamente i disidratatori solari nei piccoli impianti rurali, cioè secondo me è la tecnologia più sostenibile, le configurazioni sono migliaia, si possono costruire
che abbiano delle performance anche paragonabili a una disidratazione industriale e possono costare pochi soldi e si spende il minimo dell'energia per seccare le alghe. E addirittura poi c'è il sun dried proprio, nelle condizioni estreme, come per esempio nel lago Chad. Nel lago Chad adesso è stato fatto questo progetto presentato ad Algae Competition, adesso non so ogni quanti anni, viene lanciato una manifestazione che si chiama Algae Competition, dove tutti quanti presentano, per esempio Ericsson ha presentato più di una volta, tutti quanti presentano le loro idee particolari in relazione alle alghe su quello che vogliono fare. Secondo me uno dei progetti più belli che è stato presentato è stato questo qua, della tribù Kanembu, dove praticamente prima, questo è il lago Chad, no? In realtà il lago Chad prima era così, adesso è diventato così. E poi ci stanno tutte queste pozzettine intorno. Prima il lago era questo, però. Purtroppo si è trovato in un punto, al confine con quanti di loro? Quindi ognuno ha il munto all'interno e il lago praticamente è scomparso dal 60 ad oggi, questa è la situazione. Fatto sta che non si sa da quanti anni, chissà magari qualche secolo di più, i Kanembu raccolgono la spirulina dal lago Chad. Prima, diciamo, questa attività era molto, diciamo, disorganizzata. Le donne sono quelle, diciamo, deputate a questo tipo di lavoro. Raccolgono la spirulina su dei teli, dei secchi, in questo modo così, e la disidratano direttamente sulla sabbia. Dopodiché formano questi panetti. Gli tolgono via la sabbia dal fondo e li usano soprattutto all'interno delle zuppe per irrobustire le zuppe. E niente, in Algae Competition è stato fatto questo progetto che coinvolge circa 1500 donne che prima, diciamo, facevano questa attività in modo disorganizzato. Adesso, cioè, non so se il progetto a che punto sta, so che è partito, però non so a che punto sia, e hanno fatto un punto di raccolta, di modo che il prodotto possa avere delle caratteristiche tali da poter essere, anche perché sono 400 tonnellate l'anno, se noi consideriamo un mercato stimato, chi dice 5, chi dice 6, chi dice 7.000 tonnellate l'anno, cioè praticamente da questi laghi del Chad si può tirare fuori tanta spirulina. Ok, con questo progetto, se 1500 donne fanno un bel tonnellaggio, possono lavorare. Allora, io mi fermerei un attimo. La prossima presentazione, mi focalizzerò sulle alghe come cibo. Ok? Andiamo dritti? Eh? Quarto d'ora, Anche 10 minuti, eh? Anche 10 minuti, sì. 10 minuti e quarto d'ora.